Io credo che possiamo andare avanti. E qualcuno parla in questi giorni di quanta attività si è fatto, dobbiamo fare di più. Insomma, noi siamo stati consiglieri comunali, c'erano semestri interi in cui non si faceva consiglio comunale. Insomma, in questi 6 mesi ci sono stati 10 consigli comunali, 24 commissioni consiliari, 10 bilancio, 2 commercio, 6 affari generali, 6 lavori pubblici. Cioè, questa è attività vera, non sono scherzi. In mezzo c'è il mese d'agosto. Il bilancio l'abbiamo approvato quest'estate, in pieno agosto. Vedo i presidenti delle commissioni, ho visto il consigliere Guadagno, ho visto il consigliere Caprielli, ho visto il consigliere Gangemi, insomma, ho visto i presidenti delle commissioni. Cioè, il lavoro delle commissioni è stato un lavoro importante, perché le commissioni hanno preparato il consiglio comunale all'approvazione di atti concreti. Ed io, mentre qualcuno mi prende in giro, e magari mi prende in giro pure a ragione, ho incontrato 2.000 cittadini nel ricevimento settimanale. Per me non è un peso, io lo faccio volentieri. Lo faccio volentieri perché credo che il sindaco debba ascoltare. Lo so, lo faceva anche il sindaco prima di me. Questo bisogna dargliene atto. Lui lo faceva in piazza, io lo faccio in ufficio, però è bene che ci sia un contatto fra cittadini e sindaci e che si dimentichino quei sindaci irraggiungibili, no? Quelle entità altissime con le quali era impossibile parlare perché il presunto loro valore era così, così alto, visto gli incarichi, insomma, a vario titolo, per cui i cittadini non potevano mai raggiungere questi geni che ci hanno lasciato. Una situazione particolare, diciamo così, perché è bene ricordare, io lo dico sempre, che si tratta di 23 anni, non è che si parla dei problemi degli ultimi 5, si tratta di 23 anni. Stamattina in Consiglio Comunale abbiamo approvato una cosa che riguarda il cimitero, e poi dirò che è una cosa che va avanti da 20 anni. Stamattina finalmente l'abbiamo sanata.